Salve a tutti ragazzi, sono Yuktesuke94 e bentornati su Toy Story 2. Nello scorso episodio abbiamo affrontato la boss fight del malvagio imperatore Zurg. Quest'oggi ci tocca affrontare la zona 5, la patria dei livelli più incasinati dell'intero gioco. Vi accorgerete il perché man mano che li faremo. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo con il primo di questi livelli, ovvero infiltrazione all'aeroporto. Che dire? Cominciamo ragazzi! Eccolo là! Ultima chiamata per il volo 451 diretto a Tokyo. Uscita 7, imbarco immediato. Il signor Leon Rich è cortesemente pregato di recarsi allo sportello informazioni. Ci hai salvato la vita, te ne saremo eternamente grati. Dovete lasciarmi in pace! Ah, arriva qualcuno! Bau, bau, bau! Bau, 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 bau! Senti, Barone Rosso, il contenuto di quella valigetta vale più di quanto tu guadagni in un anno. Mi hai capito bene, amico? Sì, non è un adesivo con sul punto fragile, per caso. Una volta ho spedito degli scoppi e sono arrivate le briciole. La mistica porta. Oh. Una volta entrati, dobbiamo solo trovare la valigia. Ok ragazzi, direi che è meglio cominciare questo livello. Livello che presenta diverse parti abbastanza complicate, ma io vi mostrerò come fare. E state tranquilli, alla fine non sono poi così complicate una volta che l'avrete capite. Ok, per cominciare questa prima parte dovremo uscire da questa zona con i nastri trasportatori. Naturalmente affronterete tutti i nemici, prenderete tutte le monete. Ah, i nemici per questi due livelli sono gli stessi del livello attico di Hal, ovvero i pistoleri, i serpenti, i condor. Insomma, nessuna novità rispetto agli altri livelli. L'unica novità è che il level design di questi livelli è incasinato a livelli assurdi. Ve ne accorgerete poi, perché questi livelli sono incredibilmente vasti, o in altezza o in larghezza, e soprattutto sono dannatamente complicati in certe zone. Ok, direi di continuare a affrontare questi nemici, prendiamo le loro monete, che sapete già, oramai ve l'ho ripetuto fino alla nausea, che sono importantissime le monete per raccogliere il gettone di M. Ok, e a questo punto saliamo su un altro trasportatore. Queste valigie sono il vostro mezzo di trasporto principale per di tutto il livello. Allora, quelle blu vi permetteranno di saltare. Quelle arancioni, invece, forniranno un piccolo scalino necessario per raggiungere zone superiori, come per esempio quella sbarra lì, necessaria per raggiungere il nastro trasportatore successivo. Ok, a questo punto piano piano, l'MLM, prendete bene la mira, e occhio che è molto semplice mancarli queste sbarre. Soprattutto c'è una zona successiva incasinatissima, dove se mancherete una sbarra dovrete rifarvi una zona assolutamente complicata a livelli enormi, ma vi dico subito di fare attenzione quando si troveranno queste zone con le sbarre in oscillazione. Ok, dai su, andiamo avanti. Eccolo qua, questo è il nastro trasportatore che è il fulcro di tutto il livello, da qui raggiungerete tutte le zone più importanti del livello. Ok, direi subito di cominciare con la zona sotto questo nastro trasportatore. Naturalmente verrà battuto questi condor maledetti. Perfetto, questa zona permetterà di raggiungere ben tre stanze con tre gettoni. Il gettone di velocità in questa stanza, il gettone del boss e il gettone del puzzle. Però per raggiungere i due gettoni occorreranno le scarpe antigravità, ovvero il bonus di questo livello, il potenziamento. L'ultimo di questo gioco, l'ultimo potenziamento, che sarà molto importante in questo livello. E ce lo fornirà come al solito Mr. Potato, che in questo livello, non so neanche come faccia a parlare, visto che non ha la bocca. Non so neanche come faccia a dire quelle due parole, stivalente gravità e bocca, mentre tutto il resto è confuso. Mistero assurdo. Ma lasciamo perdere, continuiamo a battere i condor e adesso qui incontreremo Rex, che come al solito ci dirà i nostri amati gettoni dove si trovano. M nella stanza dei raggi X, poi il pilota di Telltites sarà colui che ci fornirà la missione Trovane 5. Vedrete tutto a tempo debito. Poi Rocky, occhio alla sua sfida di velocità, perché è complicata ma veramente tanto. Poi il gettone del puzzle, che si trova nella stanza della riparazione dell'aereo.
E poi i gettoni di gravità che serviranno sia per quello, sia per raggiungere, come hai detto l'ultimo messaggio, il boss cercatore d'oro. Si troverà invece in questa stanza, sopra quel nastro trasportatore. Ci sono rimasto un po' male, devo dirvi, da bambino, quando scoprì che questo boss era un mini boss. Io aspettavo che il cercatore d'oro, visto la sua importanza nel film, sarebbe stato il boss finale del gioco. E invece, mini boss di questo livello. Vabbè, vedrete poi a tempo debito quale sarà il boss finale del gioco. Nel frattempo andiamo da Rocky. Occhio, la sua sfida è veramente complicata, ma non sto scherzando. Infatti dovremo raccogliere in un minuto ben 5 manubri. 5 manubri che sono sparsi fra queste tre stanze. E ragazzi, come è avvenuto per i ferri di cavallo di Bullseye, se non imparate a memoria la posizione nei manubri, questa sfida è impossibile. Soprattutto perché più di una volta lo troverete senza un manubrio, che è quello che si trova qua sopra, ragazzi. Per cui ricordatevi per bene la posizione dei manubri, in particolare di questo. E altrimenti questa sfida, come ho appena detto, è impossibile da fare. È veramente difficile a livelli molto alti. Per cui raccogliete tutti i manubri, ricordatevi bene la loro posizione. E poi, beh, questa sfida si può definirsi conclusa. Ok, a questo punto abbiamo 5 manubri. Di solito è meglio liberarsi dei nemici prima di affrontare questa sfida. Però, beh, sono comparti più velocemente di quanto pensassi. Però alla fine ce l'abbiamo fatta e questa sfida è conclusa. Questa è probabilmente la sfida di velocità più difficile dell'intero gioco, se non vi ricordate a memoria la posizione dei manubri. Per cui, ragazzi, e ricordatevela, è un consiglio che vi posso dare. Ok, ragazzi, qui ero venuto per la bocca di Mr. Patato. Guardate cosa succede adesso. Guardate il pistolero alla sinistra. Ok, ragazzi, io non sto a fare una di quelle scene da classico YouTuber che parla di Illuminati. Però, veramente, ragazzi, qui ci stanno gli X-Files in una maniera assurda. Dopo aver visto l'ascensione di quel pistolero assolutamente nel vuoto. Cioè, guardatelo! Si è rimasto blu, è salito dal nulla e non. Vabbè, non so neanche più cosa dire. Questo livello è riservato alle sorprese assurde. Ok, quello lì è il pilota Little Tykes che ci ordinerà di prendere i 5 passeggeri Little Tykes. Ok, però tutto a tempo debito. Adesso direi che è il momento di andare a prendere la bocca di Mr. Patato, necessaria sia per il puzzle che coinvolgerà questo aereo, sia per il cercatore d'oro, che sarà la prossima sfida che andremo a fare. Per raggiungere la bocca di Mr. Patato, dovrete salire lungo parte di questo aereo. Ok, per cominciare, ragazzi, liberatevi di questo serpente che può dare fastidio, perché questa è una pedana oscillazione, quest'ala. Per cui dovrete per bene prendere il massimo dell'altezza e poi molto velocemente saltare sulla prossima ala prima che scenda questa specie di pedana. Per cui, ragazzi, fate molta attenzione e siate veloci. Per questo io vi consiglio di abbattere il serpente prima di cominciare a saltare. Stessa cosa qui. Dovrete saltare verso l'ala dell'aereo, verso l'alettone. Ok, io nel frattempo ho abbattuto per liberare dalla sofferenza quel pistolero. Almeno lo sbaghiamo. Veramente, ragazzi, mi sono messo a ridere come non poco quando ho registrato questa parte. Non me l'aspettavo per niente quella specie di arrampicatore al contrario. Quella specie di X-Files. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso andiamo avanti, andiamo a prendere il bonus di Mr. Patato e a questo punto possiamo poi completare anche la sfida del cercatore d'oro, ovvero la sua boss fight. Forza su Buzz, andiamo a prenderci questo stivale di gravità, così concludiamo anche tutti i bonus del gioco, tutti i potenziamenti. Sembra che siamo riusciti a procurarci degli stivali per saltare. Ok, adesso ragazzi, gli stivali antigravità, i primi tentativi di usarli sono sempre abbastanza complicati. Ah, qui per cominciare ho lasciato un attimo perdere gli stivali per prendere questa monetina, giusto per completezza e per avere una monetina in più, che torna sempre utile.
Ok, dicevo, i primi tentativi per utilizzarlo sono sempre abbastanza complicati, perché, beh, hanno dei comandi abbastanza particolari. Allora, per cominciare, premendo X vi alzerete di più, aumenterete la vostra elevazione. Però, per poter aumentare molto di più, dovrete sfruttare gli oggetti, in questo caso i bagagli. Dovrete sfruttare il più possibile i bagagli per poter sfruttare l'elevazione. È abbastanza complicato da capire, vero? Beh, da fare forse è leggermente più semplice, ma comunque può trovare comunque qualche difficoltà. Ok, una volta raggiunta questa valigia, beh, ce l'avete fatta, avete superato la pila di bagagli e laggiù c'è il cercatore d'oro. Ok ragazzi, allora questo boss, anche lui i primi tentativi può essere abbastanza complicato. Poi alla fine ecco il metodo più semplice per sconfiggerlo, ovvero girargli attorno. Infatti il suo unico attacco, a parte fargli male con il contatto, il suo unico attacco è tirargli le picconate che fanno attacchi a lunga distanza. E occhio a stargli anche lontano, perché è abbastanza da lontano tira i colpi. Però girandogli attorno sono facilissimi da evitare, e in più gli farete male con i colpi dell'attacco rotante. Ah, perché lui, come Zurg, non può essere colpito con il laser, ma solamente con l'attacco rotante. Per cui ragazzi, girate attorno, continuate a colpirlo con l'attacco rotante, e questo boss è di una semplicità assurda dopo che avete imparato questo trucchetto. Ok, andiamo avanti. Qua c'è una piccola cordicella che vi permetterà di raggiungere quest'altro nastro trasportatore con il primo dei Little Tykes. Occhio a non cadere lì alla fine della corda. Perfetto, il primo turista di Little Tykes l'abbiamo catturato. E adesso ragazzi è il momento di andare a fare, se non sbaglio, il puzzle. Quindi torniamo nella stanza dell'aereo in riparazione. Puzzle abbastanza complicato, ma che bisogna veramente prenderci abbastanza la mano. Ma alla fine vedrete che vi abituerete molto bene a questo, per quel percorso. Allora, per cominciare, buona parte del percorso l'avete già visto. Dovrete ritornare sull'aereo, nella zona in cui abbiamo preso la bocca di Mr. Potato. Sapete già la prima parte, ovvero dovete muovervi usando queste ali dell'aereo in modo stile altalene. E poi cominciare a salire lungo le scalette intorno all'aereo. Qua vediamo di non far ribaggare di nuovo quel pistolero. Non c'è tempo da perdere. Ok, la prima parte comunque l'avete vista. Fate calmare per bene le ali. Dopodiché raggiungete l'alettone della coda dell'aereo. Poi dopodiché risaltate dove avevamo preso la bocca di Mr. Potato. A questo punto andate a sinistra. La continuazione del percorso è a sinistra. Perfetto. Quindi questo scalino, prendete prendete l'ascillazione per una maniera molto migliore di quanto abbia fatto io adesso. Dovete prendere le giuste misure, per cui stateli molto vicini e fate il salto semplice. Dopodiché abbattete i serpenti, e ecco la parte più difficile di questo percorso, ovvero adesso dovrete fare un percorso sulle aste, però con le eliche in funzione. Ah, per prima cosa ragazzi, qui troverete un altro Little Tykes, per cui ricordatevi di prenderlo prima di continuare. Dopodiché ritornate sull'asta e andate qui vicino al portello. Penso che sia il portello dell'aereo questo qua. Ok, adesso come ho detto, occhio alle eliche, fate molta attenzione. Qua dovrete sfruttare molto anche il rumore che fanno le eliche, nonché l'animazione che gli hanno dato per vedere il vento in movimento. Dopodiché fate molta attenzione e salate sulla seconda asta. Questo è il pezzo più difficile dell'intero percorso. Dopodiché abbattete il serpente. E adesso ragazzi, prendiamo a prenderci il gettone. Se non sbaglio dovrei farcela adesso, no? A prendere il gettone? No, non ce la faccio adesso, perché ho sbagliato a usare gli stivali antigravità. Per cui ragazzi, adesso li facciamo esaurire e ricominciamo. Allora, qua è molto semplice per il resto. Basterà usare gli stivali antigravità, sfruttare per bene le pendenze dell'aereo, e sarà un gioco da ragazzi prendere il gettone. Ah, qui tra l'altro ragazzi,
ho sbagliato perché cercavo di finire su una, su un'altra passerella. Però sull'ultima passerella, che dovrete fare con dei salti molto, con un salto abbastanza complicatino, c'è un altro Little Tyx che ovviamente dovremo prendere per finire questo livello e per prendere il gettone del pilota. Per cui rifacciamo tutto il percorso. Oramai penso che abbiate imparato la prima parte come si fa, quindi molto velocemente andiamo a farci il resto del percorso. E dopodiché, ragazzi, fate tutto il resto tranne la parte degli stivali antigravità. Dopo aver raggiunto quell'area dovrete farvi cadere facendo sempre molta attenzione al vento generato dalle eliche dell'aereo riparazione. E a quel punto dovrete saltare di scalino in scalino fino a raggiungere appunto il terzo Little Tyx del livello. Naturalmente eliminate i serpenti che danno fastidio. Ok, qua fate sempre attenzione perché questa parte è complicata. Poi o aspettate che si calmi il vento, oppure facendo attenzione calibrate bene il salto per raggiungere l'asta successiva. Sa voi la scelta, entrambi i metodi sono buoni. Ok, vi ho preso anche il terzo Little Tyx. E adesso viene il difficile, ragazzi. Infatti bisognerà fare adesso un percorso che è molto difficile, veramente tanto difficile. Adesso ve ne accorgerete. Saltiamo sui cubi e torniamo su questo nastro trasportatore. Adesso dovremo sfruttare la valigetta qua, la valigia salterina, per raggiungere quell'asta laggiù. Perfetto. E adesso, ragazzi, comincia una parte veramente complicata e contorta. Infatti dovremo fare tutta un'intera torre di nastri trasportatori piena di nemici, piena di monete, piena di valigie salterine, con questi nastri trasportatori che danno una noia assurda in certi punti, occhio, perché potete cadere facilmente. E qui non ci sono scorciatoie stile corde oppure ventole. No. Se sbagliate questo percorso ve lo dovrete rifare tutto da capo, per cui fate molta attenzione. Ok, il gettone di Emma andremo a prenderlo dopo. Adesso occupiamoci di questo percorso, che come vedete può essere abbastanza complicatino anche in certi punti. Fate molta attenzione. Ok, aspettiamo la prossima valigia, ci saltiamo sopra. E adesso, ragazzi, cominciamo a saltare. Allora, per cominciare, prima andiamo su questo primo nastro. Abbattiamo come al solito tutti i nemici, i pistoleri, perché dobbiamo levarci di torno per essere molto più agevolati nel movimento. Ok, prendete tutte le monete se non avete ancora il gettone di M. Dopodiché saltate dall'altra parte, lì troverete un'asta, saliteci sopra. Poi c'è un altro nastro trasportatore, che questo che vi porterà da zona totalmente opposta. Occhio che come al solito qui c'è un altro pistolero che vi darà molto fastidio, quindi abbattetelo. Dopodiché prendete tutte le monete qua, saltate sull'altro nastro trasportatore. Come vedete è molto contorto, e soprattutto non ci sono modi di sbagliare. Sbagliate e vi ritroverete a rifare tutto da capo. Per cui fate molta attenzione, fatelo con calma e prendete per bene i tempi. Ok, adesso un altro nastro trasportatore, così abbattiamo anche questo energumeno che ci sta sparando. Perfetto. Adesso asta da salire. E occhio adesso, ragazzi, qua c'è la parte che più vi potrà far dannare tutto la zona, ovvero oscillazioni. Fate molta attenzione a prendere la prima oscillazione, perché se la sbagliate dovrete rifare tutto. Ma una volta superato quella, è praticamente fatta, perché se a meno che non sbagliate a prendere adesso la corda, avrete completato questa zona. Avete raggiunto questo nastro trasportatore, saltate facendo attenzione dall'altra parte, e qui c'è un altro Little Tyx, il quarto Little Tyx. Perfetto, ragazzi. Sì, è abbastanza difficile questa zona,
Ma veramente tanto? E soprattutto pensare di farla solo per un Little Tykes. A volte dà un pochino il nervoso. Ma lasciamo perdere. Ok ragazzi, adesso ultima zona, la zona dei raggi X, ci permetterà sia di ottenere il gettone di M, che è la prima cosa che faremo, sia ottenere l'ultimo Little Tykes. Ah, qui vi dico subito ragazzi, farò un attimo un paio di fail poi con le valigie, quindi aspettatevi un paio di tagli. Perfetto, allora andiamo a prenderci la nostra valigia, che questa volta saltandoci sopra ci permetterà di raggiungere la zona superiore dei metal detector. Poi corda, e qui ci sarà M, pronto a consegnarci il quarto gettone del livello. Ottimo lavoro, Buzz! Perfetto, prendiamolo, e adesso andremo a prendere l'ultimo Little Tykes. Zona platforming che farò un pochino di fail, però alla fine è molto più semplice di quella con i nastri trasportatori. Alla fine dovrete semplicemente saltare da un metal detector all'altro fino a raggiungere la zona di Little Tykes. Occhio a questi Condor! I Condor vi buttano giù dalla macchina dei raggi X con una facilità assurda se vi colpiscono, per cui fate molta attenzione. Ecco qua nel frattempo un piccolo fail, ma ragazzi il percorso per raggiungere Little Tykes è praticamente uguale. Prendete la corda, fate i due salti e raggiungerete Little Tykes che è lì sopra. Per cui ragazzi, taglio, ci rivediamo quando lo prendo. Ok, ecco il finale del percorso. Salate sulla corda, dopodiché ultimi due salti sui macchinari a raggi X e raggiungerete l'ultimo Little Tykes. Perfetto, prendiamolo e possiamo tranquillamente andare a consegnarlo al pilota Little Tykes. Il percorso e la posizione del pilota la conoscete già, quindi ragazzi ci vediamo là, alla fine del percorso. Ed eccoci qua, lì c'è il pilota, consegniamogli Little Tykes e prendiamoci l'ultimo gettone. Il livello infiltrazione all'aeroporto è concluso al 100%. Verso l'infinito e oltre! Perfetto, primo livello della zona 5 concluso al 100%. Adesso ragazzi, il secondo livello sarà un casino assurdo completarlo, perché è dannatamente vasto e incasinato. Il livello problemi sull'asfalto è veramente molto complicato, ma vedrete il perché nella prossima puntata. Da Luke Teschi 94 è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.